Politicanti, ti conosciamo, i nostri soldi stai rubando. Purtroppo non hanno fatto venire il camper qui, non hanno dato l'autorizzazione, quindi ha dovuto parcheggiare più lontano, sta venendo a piedi, stranamente intralciano. E ci guardano tutti gli emigrati, c'è un'altra Italia all'estero che ci sta guardando qua! E arrivano messaggi attraverso questo piccolo strumento che questa gente non conosce, che sono toccanti. Tutti i nostri, un milione e mezzo di giovani che hanno lasciato questo paese, tutta gente con due coglioni così, che ci scrivono, state facendo un miracolo, e se fate un miracolo torniamo tutti a casa, e tornano gli ingegneri della Rivetti, torneranno gli ingegneri della Sardo, della Fiat. È il segnale che dobbiamo dare, questo segnale, e l'Italia deve diventare una comunità, immediatamente, darci una mano uno con l'altro, se no non ne usciamo, non pensate di delegare 100 persone da mettere in Parlamento del Movimento, non cambieremo nulla, ma se ognuno di voi si dà da fare come faccio io cosa faccio? Io ero un comico, vi ricordate quando è queste piazze qua? Dio ti ricordi, quando gli riempivo a pagamento, Dio. Non lo fate mai, non fatemi ci pensare. Però, ecco l'otto per mille. Adesso la crisi prende anche loro. Il loro amministratore delegato ha dato le dimissioni. Adesso lo tengono in ostaggio a Castel Gandolfo dalle dimissioni, perché anche la Chiesa sta crollando tutto, le grandi aziende, il pensiero, è la rete che fa crollare tutto. Io sono acceso una miccia. È la rete che sta cambiando l'Africa, il Maghreb, la Francia, la Spagna, sta cambiando tutto. Entrano direttamente i cittadini, bypassano i media che sono tutti collusi. Noi abbiamo questo strumento qua, che non è colluso, è la verità, quello che va viene. Ecco perché non vedete mai un politico in piazza o sulla rete, vanno in televisione a prenderci per il culo, non vengono a fare i dibattiti qua. Un'idea nuova, non solo sostituire il 20% della politica, non ci interessa, è un'idea di cosa produrre, cosa non produrre, il lavoro, dobbiamo immediatamente però fare una cosa, immediata, subito, per non far morire le persone. Guarda che arrivo dal Sulcis, arrivo da questi posti qua, dalla Sardegna, dalla Sicilia, la gente sta viva in macchina. Ma io non ce la faccio più a vedere. Bisogna immediatamente salvare chi perde il lavoro, chi non ha lavoro, chi vive con 300 euro al mese. Facciamo un reddito di cittadinanza immediatamente. Un reddito di cittadinanza non è un sogno, è in tutto il nord Europa. Un reddito di cittadinanza ti dà modo di sopravvivere e non accettare qualsiasi lavoro. Il lavoro, questa parola che è diventata ossessionante. Il lavoro, dammi il lavoro, non c'è il lavoro. Il lavoro non deve essere tutta la tua vita, il lavoro è una parte importante della tua vita, ma non tutta la tua vita. E mentre noi siamo a dibattere di cazzate del 3% della spending review, dello spread, nei giornali tedeschi stanno in questo momento discutendo 30 ore lavorative, 30 ore. Noi vogliamo andare oltre, in 30 anni arriveremo a 20 ore settimanali. Allora dobbiamo creare meno lavoro ma per tutti, è il solito discorso, produciamo cazzate, è questo il sistema che è imploso. Se guardate il PIL, un terzo del PIL è fatto di cose fatte con lavoro, ma sono cose che crollano. Un altro terzo è fatto con lavoro per riparare le cose che crollano. Allora un terzo del lavoro serve al nostro PIL, un terzo.
Allora bisogna l'economia, cosa fare, cosa non fare. Voglio una politica a 20 anni, a 30 anni. Non voglio due legislature, voglio due generazioni. La politica deve guardare avanti di 30 anni. Voglio un'energia diversa, passare dal petrolio alle rinnovabili. Ci mettiamo 20, 25 anni, partiamo subito. Produrre con meno energia, meno materiali, meno lavoro. E allora, e questi qua di che cosa parla? Allora un reddito, bisogna salvare subito le persone. E allora quando ho detto questa cosa qua del reddito di cittadinanza, Gargamella è venuto fuori, ma questo qui è pazzo, mi danno del pazzo, mi attaccano me, la mia famiglia, i miei figli, loro. Sono terrorizzati. Su Repubblica mi fanno dei titoli, un giorno sono nazista, fascista, poi adesso sono comunista, odio le donne, omofobo, odio i gay, ogni giorno ce n'hanno una. Repubblica 3 giorni fa, Repubblica, che è il giornale di quest'uomo che è andato in Svizzera, che ha rovinato questa azienda, teniamocelo sempre presente questo nome qua. E guarda, e questo De Benedetti dovrebbe essere interdetto andare nelle università a insegnare il lavoro, dovrebbe essere interdetto andare dentro a parlare di lavoro e di etica. Bene. Ci sono i soldi, ci sono, so dove prende i soldi. Titoli della, perché sono un anarchico, che sono, mi dicono di tutto, addirittura hanno scritto che io voglio convincere Al-Qaeda di bombardare il Parlamento italiano, ma lo capisco? Mi sono arrivate quante? 540.000 mail, dai, forza, convinci, sono pazzi, sono terrorizzati, si stanno coagulando tutti contro di noi, noi siamo diventati il nemico, noi siamo il nemico dell'Europa, perché siamo la controindicazione di questa Europa fasulla. Noi vogliamo ridiscutere tutti gli accordi, ci mettiamo lì, contratti di agricoltura, andiamo a vedere perché i nostri contadini muoiono e un terzo del bilancio dell'Unione Europea, cioè dei nostri soldi, va alle multinazionali, va alle grandi cooperative e non al contadino. Vogliamo discutere perché si buttano via le arance siciliane e si prendono quelle di Tunisi, oppure vogliamo discutere perché un contadino deve prendere 1.800 euro ad ettaro perché ci rimette a coltivare la terra, metterci i pannelli oppure cambiare vigne, piantare vigne francesi nel nostro suolo con il miliardino del mondo. Allora, voglio sapere perché i pescatori devono usare le reti che l'Unione Europea ha dato la maglia larga, che devono comprare, pescare i gamberetti. Io voglio ridiscutere la Bürgerstadt, questo lavoro. Arrivo il lavoro alla Bürgerstadt, l'appalto del subappalto, e poi il lavoro sporco lo fa la cooperativa rumena o la cooperativa polacca, vai poi in Romania e il lavoro sporco non lo fanno i rumeni, lo fanno i georgiani, vai in Georgia lo fanno gli ucraini, vai in Ucraina lo fanno i tagiki, vai in tagiki lo fanno quelli del Bangladesh, vai in Bangladesh e dicono cazzo siamo gli ultimi. E c'è questo appiattimento della schiavitù verso il basso. Questo non è lavoro. No, io arrivo dal sud, ci sono i minatori dentro un buco che non vogliono uscire, probabilmente vorranno morire lì, vogliono la dignità del lavoro. Ma che lavoro è? Che cos'è il lavoro? Scavare carbone di terza categoria, di terza scelta, a 1.500 euro al mese, per farti venire la silicosi a 50 anni è lavoro. Qual è il lavoro? Far studiare tuo figlio, ti fai un culo così, gli fai prendere una laurea, il master, il triennio e poi devi andare via perché se sta qua il lavoro di un laureato è andare in un call center a 600 euro al mese. Questo non è lavoro, se ci vanno i figli della Fordero a fare questo lavoro, di giù. Hai 3 anni di tempo, perdi il lavoro, stai a casa, non muori. 1.000 euro al mese, 3 anni. Andremo noi a fare lo Stato, i cittadini si riappropriano dello Stato. Negli uffici di collocamento ci sarà la rete, ci saranno amministratori corretti, onesti, che ti offriranno 3 lavori. E se non accetti 3 lavori, perdi il sussidio, come in Germania, come in Olanda. Vogliamo un paese normale. Non vogliamo grandi cose, ma questa gente qui ha paura. È arrivato Schulz, la prima, il presidente del Parlamento europeo, la prima cosa che ha detto, questo movimento 5 Stelle con questo ex comico che si nasconde dietro la rete, questo qua che fanno e applicano una democrazia non tradizionale.
Ora che un tedesco mi dica e parli di democrazia non tradizionale, io mi tocco il problema. Perché non devono darci consigli sulla democrazia. E poi la democrazia non ha bisogno di sostantivi dopo. Non è la democrazia, non è né tradizionale né non tradizionale. La democrazia o è un'altra cosa, e da noi è un'altra cosa. Guardate, io sono sempre lo stesso, non sono un leader politico, dico queste cose da 25 anni, io venivo in queste zone, vi ricordate quando volevano fare nella piana di Ivrea, come si chiamava quel progetto pazzesco? Mediapolis, vi ricordate? Sono venuto a Ivrea, vi ricordate? Bene, abbiamo fatto un po' di casino, c'è un processo, c'è una denuncia, mi ricordo anche Porcellino, l'ingegner Porcellino si chiamava, me lo ricordo, e l'abbiamo bloccato, è stato bloccato questo processo devastante di un parco a tema, in una piana meravigliosa. Io ho sempre fatto così, non c'era il movimento, no, ero così io. Andavo a dare una mano perché mi divertivo, sono curioso, poi sono così di carattere. Prendevo una macchina che consumava 1,5 litri 100 km 10 anni fa, la portavo davanti ai cancelli a Torino della Fiat e dicevo: perché non fate una macchina così? Perché sennò fra 10 anni chiudete, no? I sindacati, mi ha preso anche per il culo i sindacati, CGL, CISL e UIL, che sono i corresponsabili insieme ai partiti del disastro del lavoro in questo paese. Ecco, lo sapete benissimo, diciamo delle cose ovvie, no? Ma io facevo così, parlavo della Parmalat 2 anni prima che fallisse, sarebbe bastato una telecamera, averci uno strumento così come Salvatore. Bastava 3 minuti di telegiornale per avvisare la gente di non investire nella Parma. Lo sapevano tutti, non ero io un chiaroveggente, solo che io non ero corrotto, non ero sui libri paga di questa gente qua, di Tanzi. Non ero nei libri paga perché non mi avevano offerto un bacio a me, perché se mi offrivano qualcosa. E facevo anche lo sconto, sono di Genova, allora... E allora, ho preso il premio nel 2005, eroe europeo del Time, ve lo devo dire non per megalomania, ma sono andato a Londra a prendere il premio, c'era un Bono degli U2, c'era Nelson Mandela, dice: che mi ha visto a me Nelson Mandela? Ho detto: oh Beppe, oh Nelson, come mai qui? Cioè, ero scioccato. E allora ho sempre fatto questo, prendevo 2 azioni, andavo dentro la Telecom, 2 volte ci sono andato dentro la Telecom a gridare l'orrore di questa grande azienda comprata a debito, data da D'Alema con l'annino, comprata a debito di 50 miliardi di debito e spolpata di tutto, non c'è rimasto, è come l'Olivetti, non ci rimane più niente, lasciano il debito, si portano via i dividendi, spolpano tutto quello che c'è dentro, piccole industrie, cose, parco macchine, immobili, si sono mangiati tutto e siamo 28esimi come velocità di download, non c'è neanche, qui si parla di fare la TAV, sono andato ieri alla TAV, cazzo c'è quel formaggio lì, maledetti della valle, c'è un formaggio qua da 2 giorni, bene, trovano 2,2 miliardi, hanno fatto un buco di 7 metri, spendono 90 mila euro al giorno, è costato 54 milioni di euro il progetto, ha fatto un buco di 7 metri, sanno benissimo che non la faranno mai. Non ci sono 22 miliardi per fare un buco, non ci sono neanche miliardi per mettere i camion su un treno super veloce, perché è un ossimoro un camion su un treno, il treno all'alta velocità è una falla, è una grande palla, metti il camion sul treno, il treno pesa 3 volte, consuma 5 volte e la manutenzione dell'alta velocità non riescono a farlo neanche i tedeschi, non ce la fanno, ha detto non facciamo più alta velocità, non possiamo mantenerla. Ma Dio mio, le merci non vanno dove il treno è più veloce, le merci vanno dove costa meno il trasporto. E oggi Cina e India hanno ridotto di 2 punti il PIL, pensano al mercato interno. Io arrivo da Genova, metà porte vuoto, metà fontane sono vuoti, metà camion che girano sono vuoti. E questi vogliono spendere miliardi, miliardi per mettere dei camion vuoti su un treno. Ma che cazzo? Allora, ma se non va neanche il cellulare qui? Maledetti! Nel regno dove è stata creata l'informatica. Siamo così, con questi manager. Andavo lì a gridare a Tronchetti Provera, non veniva, perché quando li guardi in faccia
che non hai niente da perdere, quindi non sei schierato con nessuno, abbassano lo sguardo, se ne vanno. Non ha mai voluto incontrare, ma ha telefonato una volta, mi ha detto ci potremmo vedere così io le do la mia versione dei fatti. Ho detto no, io non la guardo, non la vedo, se vuol scrivere qualcosa me la mandi, la pubblichiamo sul blog e vediamo che commenti avrà. E non si è mai più sentito. È gente così vigliata, però se ne vanno con 100-120 milioni di euro. E allora, mentre noi stiamo parlando qua in Svizzera, stanno facendo un referendum con la Chiesa, con la Chiesa. Stanno facendo un referendum per ridurre la forbice tra amministratori delegati e operai o impiegati, che oggi in Italia è da 150 volte l'operaio a 1500 volte l'operaio. È incredibile, Fiat e Unicredit hanno gli amministratori delegati, guadagnano 1500 volte la paga del loro operaio o del loro impiegato. Ma è incredibile. Allora questa tenaglia, questa forbice, abbassiamo 12 volte, non 1500 volte. Poi gli azionisti votano l'amministratore delegato, l'amministratore una volta all'anno, voto online, elettronico, i piccoli azionisti votano ogni anno se riconfermare o licenziare la D, e i bonus, i premi devono essere votati dagli azionisti e dai piccoli azionisti. Guardate che il futuro è questo. Il piccolo azionista che va dentro il consiglio di amministrazione, l'operaio che va dentro la proprietà dell'azienda. Non abbiamo più bisogno di sindacati, abbiamo bisogno di essere compartecipi, perché le aziende sono di chi ci lavora, porca puttana. E allora, ma non sono discorsi sovietici, succede negli Stati Uniti e in Germania. E allora queste cose qui, dobbiamo ripensare tutto. Il reddito di cittadinanza serve, e i soldi che mi dicono dove fai demagogia, dove li prendi? Demagogo! Siamo pieni di soldi, sì di soldi, siamo pieni. Guardate che io sono andato a parlare dentro il più grande scandalo mai della storia di questo paese, e mai avrei mai pensato che fosse così occultato da questi giornali vergognosi. Ma sono andato, ho comprato 3 azioni nel Monte dei Paschi, sono andato assieme, avevo 3 azioni, è crollato il titolo, ho perso 32 euro, mi sono incazzato, sono andato là a rivendicare. Poi entro lì a Siena alle 6 del mattino, fino alle 8, dovevo essere quello a parlare per primo come azionista, ho visto decine, centinaia di impiegati alla banca, gli occhi gonfi, cosa c'è? Ma la prima tranche, 4.000 li mandano a casa, abbiamo perso anche il TFR perché l'abbiamo investito in la liquidazione in azioni della nostra società, ci hanno convinto, noi abbiamo preso le azioni a 5 euro e adesso valgono 0,22. Guardavo gli azionisti con gli occhi gonfi, anche loro abbiamo perso tutto il risparmio, i piccoli azionisti non contano. Gli unici tranquilli era il consiglio di amministrazione, dove c'era seduto Profumo, dove dicevano, presidente, vuole gasata l'acqua o semplice? La gasata o semplice? Io mi sono messo la camicia, la cravatta. Sono entrato con toni molto modesti, perché mi riprendono sempre nelle televisioni o sui giornali, non ho mai una foto normale. Io sono sempre, mi fanno la foto così e poi sotto c'è, affidereste il paese a uno così? No? Avete preso la più antica banca del mondo, il Monte dei Paschi, l'orgoglio dei senesi, l'orgoglio dei toscani. Avete preso una banca che prima del 95 valeva 20 miliardi di euro, adesso meno di 2 miliardi e sta calando. Avete preso una banca che aveva beni immobili immensi, aveva palazzi a Roma, tenute, altre banche, casse di risparmio, una cosa immensa. Avete fatto una fondazione, dentro ci avete messo, nominati dalla provincia, dalla regione, dai comuni toscani, tutti del partito PS e PD. Avete messo tutta questa gente politica, e questa gente politica cosa ha fatto? Si è appropriata di beni che non erano loro, ha aperto la banca come SPA al libero mercato, il nostro grande libero mercato, ha aperto agli squali, ai Caltagirone, ai Gnuti, sono entrati e non c'è rimasto più niente, come De Benedetti qua, non c'è rimasto più niente, si sono svenduti cose che non erano loro,
ma è incredibile. E ultima cosa, diceva, ma voi non vi siete accorti, avete messo un amministratore delegato, Mussari, che non sa neanche fare un bonifico perché è lì apposta per non capire. E non vi siete accorti, poi avete comprato una banca, l'Anton Veneta, magari per fare un gemellaggio con la Lega in Veneto, e aveva un valore di 3 miliardi, l'avete pagata 10, dove sono finiti i 7 miliardi? E avete rinnovato una banca da 3 che aveva a sua volta una perdita di 7 miliardi, quindi avete un buco di 14 miliardi! Profumo mi dice, scusi, una gazzata, e dice, buco? Quale buco, scusi? Così, già con questa sufficienza, già sapendo che non gli sarebbe successo niente, già sapendo che le cose si sarebbero messe a posto, già sapendo che lui se ne sarebbe andato con 20-30 milioni di buona uscita. Uno che ha vissuto pane e PD non lo puoi mettere lì. E allora questa banca sta perdendo, e io ho detto 14 miliardi, la procura aveva 3 anni di indagini, forse abbiamo smosso un po' le acque, non lo so. Ma il giorno dopo i miliardi non erano 14, con le tangenti che andavano verso Londra e tornavano indietro. E siamo arrivati a 21 miliardi, 42 mila miliardi di lire vecchie. 21 miliardi, due volte la Parmalat, siamo di fronte al più grande scandalo finanziario della storia della Repubblica, dove sono coinvolti tutti i vertici, perché la JP Morgan, quando ha fatto la trattativa di comprare l'Anton Veneta al Monte dei Paschi, l'incarico l'ha dato a Gianni Letta, ci sono tutti dentro e sotto elezioni, ci sono tutti dentro, e il nostro Presidente della Repubblica, invece di dare un pugno sulla scrivania e dire fuori i nomi, dice ci vuole la privacy. Ecco, niente privacy, non ce lo possiamo permettere. Non capisci perché lo scudo fiscale, ci sono i politici che ti fanno chiudere se sbagli un assegno, se non paghi le tasse, non hanno ancora capito con chi hanno a che fare, hanno a che fare con questi sistemi qua, che questa platea qua è triplicata, in quanti siamo a vederlo? Oltre 7.000, oltre questa piazza qua, e ogni 7.000, ognuno avrà 3 persone, quindi 20.000, abbiamo Facebook con 1 milione, abbiamo Twitter con 900.000 followers, è immensa la pe- non hanno ancora capito, quando arrivano sulla rete, meraviglioso, padre Merlin, quest'uomo, parlo di Monti, un esorcista, lo troveremo sotto un lampione, non arriverà al 10, deve avere il 10%, comincia a pulsargli qualcosa, sospetta che magari non arriva la percentuale, sarà tagliato fuori, chi lo sa, può succedere tutto, se è successa una cosa così, non se l'aspetta, non sanno usare questi sistemi, non hai visto che pubblicità ha fatto, ha chiamato uno di Obama, ma qual è uno di Obama? Gli ha fatto una sponsorizzazione di marketing, l'hai visto gli spot che fa? E padre Merlin, l'hai visto? Col bambini, col cane, il cagnolino, cose degli anni 70, poi ha aperto una pagina Facebook che è fantastica, Dio mio, peccato che l'ha chiusa, ma perché ci divertivamo, erano dei tempi di Mastella che non ci divertivamo così, ha aperto una pagina Facebook e ha detto, ho avuto dei commenti, molti mi incoraggiano ad andare avanti, ma ho anche avuto alcune critiche, 2,5 milioni di vaffanculo, sono alcune critiche. Berlusconi è andato in televisione un giorno e ha detto ho letto su Gogol ha scritto le anime morte, la storia della sua vita, sono morti, sono the others, vengono traghettati dall'aldilà dai mezzi di comunicazione, dalla televisione, dai giornali, sono loro che gli danno questa sembianza di vita, ma non c'è più niente in questa gente qua, lo sanno, saranno spazzati via, fanno finti movimenti, prendono un giudice che dà la sua reputazione, la mette lì e dietro si annidano tutti quei vecchi della politica come questo trenino dell'amore, sai quando fai e allora dietro c'è Di Pietro che abbraccia Ingroia, che abbraccia Fini, che abbraccia e Monti, che abbraccia Berlusconi, che va sono sempre gli stessi. Bene. I soldi ci sono,
E allora se avessero detto ci attendono 5 anni, 10, di non crescita, perché la crescita non dà occupazione, la Germania ha raddoppiato tutto, tutta la produzione negli ultimi 20 anni ha raddoppiato, i posti di lavoro sono diminuiti del 15%, e questo è un sistema che è imploso. È imploso. Noi dobbiamo produrre con metà energia, metà materiali, passare da 6 kW a 2 kW, passare da 40 tonnellate di materiale che ci sta 28 giorni, poi massimo un mese, poi va in discarico, bruciamocelo, respiriamocelo, beviamo, da 40 tonnellate a 20, e passare da 40 ore settimanali a 20, entro 2050 passiamo dal petrolio alle rinnovabili, un programma di 40 anni, di 30 anni, io voglio sapere quale sarà il mondo di mio figlio, di mia nipote, non quello di domani mattina! Hai ragione! Allora, e voglio uno Stato, non c'è! Non è uno Stato che si riprenda la scuola pubblica, la sanità pubblica, che si riprenda l'acqua pubblica, l'energia, le ferrovie e le telecomunicazioni. Adesso bisogna riavvolgere il nastro, tornare un po' indietro per andare avanti. Ma dobbiamo fare la riforma dello Stato e i soldi si trovano. Cominciamo da sopra. Oguaglione. Oguaglione. Presidente della Repubblica, Oguaglione. E in America! Ci costa 242 milioni l'anno. Due terzi, via! Tagliamo di due terzi! Togliamo i doppi incarichi! Togliamo i vitalizi, noi abbiamo già fatto tutte queste cose! Togliamo le province, ci costano 11 miliardi, ne usiamo 4 per ricollocare il personale e prendiamo 7 miliardi immediatamente. Accorpiamo i comuni sotto i 5.000 abitanti, prendiamo i 98 miliardi di evasione fiscale delle slot machine di concessionari dello Stato. Ci sono i soldi, togliamo 600 milioni delle missioni finte di pace e di guerra in Afghanistan. Facciamo aerei F-35 che non servono a nulla, perché ormai i combattimenti tra aerei e dal 48 che non ci sono più. Tagliamo l'università, la scuola, la sanità, per trovare questi soldi. Ma stiamo scherzando. E poi questo qui, Barnelli, dice che bisogna lavorare fino a 70 anni. Ma in che mondo vive? In che mondo vive? Nel Truman Show! E riporte! Sono nel Truman Show, tutto finto da loro! Vivono in un mondo parallelo! Lavorare fino a 70 anni, abbiamo la seconda disoccupazione giovanile d'Europa, dopo la Spagna! Lavorare fino a 70 anni con giovani che non trovano lavoro, ma che senso ha? In pensione a 60, dove troviamo i soldi? Bene, troviamo i soldi, ferma! Troviamo i soldi, abbiamo 100.000 persone in Italia che percepiscono una pensione che va da 10.000 euro al mese a 92.000 euro al mese, mettiamo un tetto di 4.000, prendiamo il resto e alziamo le mani! E allora abbiamo qualche idea, se qua c'è qualche piccolo, medio imprenditore, artigiano, commerciante, dall'incontro con i piccoli, medi imprenditori, dove sei? Dove sei? Ti nascondi sempre, perché ti fingi? Allora, qualche idea che mi hanno dato, che potete dare, che potete inserire, non è Vangelo, non l'ho scritta io, perciò non sono idee che faremo immediatamente, cercheremo di fare subito per la piccola e media impresa. Io vi dico una cosa, i sogni impossibili non ci sono più. Io credo che questa cosa qua, che non ci credeva nessuno, nata nel 2005, io è un pazzo che casaleggio, abbiamo detto cambiamo il mondo, lo cambiamo, ci siamo messi lì. È stato meraviglioso conoscere i ragazzi, milioni di persone, la rete. E questo sogno adesso è un sogno condivisibile da milioni di persone, ma è meraviglioso, mi ha dato una botta di vita, cosa facevo? 65 anni in casa a godermi il grano che mi avete dato per 40 anni e vedere i miei figli, due dei quali che vanno via dall'Italia, potevo starmene lì a godermi i miei soldi e allora ho detto ma mi avete dato talmente tanto che sento, non perché sono più onesto di un altro, ma sento il bisogno di contragabbiare un pochino, di aiutare le persone senza vincere un ritorno economico. Meraviglioso, ed è quello che io vi chiedo, è quello che vi chiedo, ognuno di voi deve fare così, dedicare un po' del proprio lavoro, del proprio tempo agli altri, è così che usciamo da questo pantano, l'Italia deve diventare una comunità come dopo la guerra, siamo in guerra, non
possiamo essere uno contro l'altro, quello che c'ha il lavoro, il disoccupato, il nero contro il bianco, il razzista, il vecchio contro il giovane. Ci hanno messo uno contro l'altro e questo è il loro gioco. Allora la prima cosa, abbiamo una moneta da spendere in tutto il mondo, meravigliosa, e ce ne massimo due. È una tassa comunale, comunale, deve essere il comune a decidere caso per caso se applicarla o meno. Quindi togliamo sta cazzo di IMU. E allora Berlusconi che dice che non l'hanno fatto governare, cazzo, quando era al governo lui, il Parlamento non ha legislato, ha legiferato una volta su 45, 44 decreti legge, il Parlamento non conta più niente, se non modifichiamo i decreti legge, il Parlamento è esautorato da qualsiasi funzione. Quando c'era tremato a Tortolici i comuni si sono indebitati di 3 miliardi all'anno e che cosa è successo? Che lo Stato è intervenuto, ha ricompensato le perdite dei comuni e come è ricompensato? Aumentando l'IRPEF e l'IVA, quindi l'abbiamo pagata tutti, anche quelli che non hanno la proprietà della casa. E questa è la nostra storia, andare via subito, scomparire. Abbiamo 1210 giorni di media per far valere un diritto di giustizia, in Germania 300 giorni, abbiamo 9 milioni di processi, in Gran Bretagna 300.000, abbiamo la macchina della giustizia completamente... I giudici nelle toghe rosse con gli ermellini, sembra di vedere il Papa con i vescovi, sono cose di altri tempi, ho già paura. Io quando entro in un'aula sono entrato nell'aula lì per questo cazzo di sigillo che dicevo ma l'avete trovato il vento? E in piedi la corda, seduti la corda, in piedi la corda, avevo paura, ho detto datemi 10 anni, fatemi andare a casa subito. E quanto è costato? Eravamo in 20 con 20 avvocati, quanto è costato? All'amministrazione pubblica una rottura di sigillo di sto cazzo di vento, quanto è costato? Non bastava uno in giacca e cravatta senza toghe che arrivasse lì, hai rotto un sigillo, 50 euro, eccole qua, tappa culo, ma basta, ma basta. Allora se la legge la applichiamo, allora basta un computer, è un software, se la legge va applicata, facciamo negli Stati Uniti, è un software, applichi, penali, guardi, aggravanti, attenuanti, dai la condanna, cosa serve un giudice? Il giudice deve applicare la legge e tenere in piedi e tenere presenti le circostanze, se no un computer basterebbe. Allora, che cos'è? Cos'è diventata questo paese qua? È ingovernabile, non c'è lo Stato, migliaia di leggi, siamo in balia di qualsiasi cosa. Quindi quando avremo fatto la riforma fiscale, come vi ho detto, in 3-4 punti, la stiamo preparando, ma semplice, non è difficile. Ci hanno reso complici di qualcosa di mostruoso, ci hanno detto che la politica è l'arte della complicazione, della complessità, non è vero. Non è vero, e vai a vedere in Parlamento cosa fanno, sono dei frustrati, li devi analizzare dal punto di vista psichiatrico, fanno una cosa che non riescono neanche a capire cosa fanno, modificano legge non sanno quali, è il terzo comma che modifica il quinto comma della legge 2011, che modifica la legge 2014, il sesto comma del quarto paragrafo, e stai tutta la vita a schiacciare lì, in base alle direttive di un cazzo di segretario di partito, e fai queste cose qui, sei un frustrato, perché capisci che sei un malato di mente, allora per dimostrare che invece sei una persona per bene, con una cultura e solvibile, dove vai in televisione a raccontare le palle dalla mattina alla sera. Ecco cos'è, quale esperienza. Defiscalizzazione degli investimenti. Ok, poi vi faccio una bella foto.